Siamo al capitolo 4, stamattina ci siamo arrestati al versetto 13 con la fine del testo delle tentazioni di Gesù. E vi chiedo, poi penso che non abbiate avuto il tempo tra il lauto pasto e le tre di verificare, ma quelle tre citazioni che vi ho messo in basso possono esservi utili per approfondire il tema. E davvero, in ogni caso, se ne parlava anche a tavola, il tema della tentazione di Gesù, della tentazione del cristiano, è veramente qualcosa di inesauribile. Vi cito un altro testo, ma questo non ve lo mando a prendere perché non lo abbiamo noi, ma un testo che ha scritto Enzo 2 o 3 anni fa, un commento alla lotta spirituale. Il tema è una lotta, il titolo è Una lotta per la vita. C'è un fischio, c'è un rimbombo. Vediamo se c'è qualche tecnico che sa usare. No. Si sente ancora il rimbombo? No. La posizione. Riprendiamo da sì, la distanza. La distanza. Se sto così, si sente il rimbombo? La voce si sente? Sì. Sì. Allora, sto così. Per comprendere il terzo battente, abbiamo detto, lo spirito che fa tre cose: elezione di Gesù con il battesimo, la voce che risuona dall'alto insieme allo spirito; secondo elemento, lo spirito che accompagna Gesù nell'ora della prova, la tentazione; e poi, ecco il terzo testo, Luca 4, 14 fino a 30, lo spirito che dà il là alla missione di Gesù. Ma c'è un telefono che suona? Spengiamo i telefoni, come dicono in toscano. Silenziamo. Il terzo testo, lo spirito che invia Gesù in missione. Allora, per capire come ha lavorato Luca, ci è utile ancora una volta questo testo che ormai avete capito è fondamentale, la sinossi, che si può acquistare comodamente, ordinare, in una libreria cattolica come le Deoniane o le Paoline. C'è in due formati, si chiama, l'autore è Angelico Poppi, sinossi dei quattro Vangeli. Ce lo avete in un formato solo italiano e un formato con greco e italiano a fronte. Non stupitevi se troverete un libro che ha una forma leggermente diversa da questa. Questa è di 20 anni fa, quindi è un po' mutato, ma è oggi a copertina rigida. Una signora ne aveva una, eccolo qua. Con la copertina rigida, quanto costa oggi, giusto per avere un'idea? È un regalo di Natale. Regalo di Natale, quindi la torti il prezzo. 25, quella solo italiana. Solo italiana. Quella col greco penso possa essere un 40 euro in ogni caso. Comunque è un investimento, regalatevelo per Pasqua, Natale, compleanno, onomastico, quando volete. È un investimento che vale sempre la pena. Allora, vi dicevo come si muove Marco, che è il modello di Luca. Abbiamo Gesù che viene tentato nel deserto, quindi Marco 1, 12, 13, e subito dopo abbiamo Marco 1, 14, 15, l'inizio del ministero di Gesù. Testo famosissimo che vi leggo perché ogni anno lo ascoltiamo durante il tempo di Avvento e poi ancora nel tempo ordinario. Dopo che Giovanni fu consegnato, Gesù venne nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio si è avvicinato, convertitevi e credete al Vangelo. Qui, in questo modo, comincia il ministero pubblico di Gesù. Poi abbiamo tutta una serie di episodi e solo al capitolo 6 di Marco, inizio del capitolo 6, Gesù torna a Nazaret. Vi ricordate, torna a Nazaret e dice quella famosa frase: nessuno è profeta in patria, dove viene rifiutato dai suoi concittadini. Luca invece cosa ha fatto? Luca ha messo insieme l'inizio del ministero pubblico di Gesù, le sue prime parole, con la sua andata a Nazaret. Vi dicevo, nell'ottica geografica di Luca, era importante che Gesù partisse nella sua vita pubblica proprio da un episodio situato in un punto preciso, Nazaret, il luogo dove era cresciuto. E quindi a questo episodio che è solo
di Luca. Vedete come Luca ha preso Marco e ha rielaborato inserendo un altro dato della vita di Gesù. E allora leggiamo il testo che trovate in Luca 4, 14 e seguenti. Gesù ritornò con la potenza dello Spirito nella Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione d'intorno ed egli insegnava nelle loro sinagoghe glorificato da tutti. Quindi Gesù, vedete, ritorna in Galilea e notate ancora la menzione dello Spirito Santo. Avete sentito? Di nuovo è lo Spirito che lo guida, ritornò con la potenza dello Spirito Santo. È quello che si chiama un sommario ed insegna nelle sinagoghe glorificato da tutti. Il successo iniziale, Luca ha il suo modo di esprimerlo. Marco, vi ricordate, lo esprime in altro modo. Si dice che quando Gesù parla tutti dicono: ma che è mai questa sapienza che gli è stata data? Non insegna come gli scribi, cioè come i professionisti della religione, ma insegna con autorevolezza. La gente riconosce subito a Gesù l'autorevolezza, che è nient'altro che questo. Gesù dice ciò che pensa e fa ciò che dice. Dire ciò che si pensa e fare ciò che si dice, questa è l'autorevolezza. Luca esprime questa autorevolezza, questo successo iniziale, dicendo che tutti lo glorificavano. Ma ecco l'episodio proprio di Luca. E venne a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo la sua consuetudine, nel giorno di sabato, nella sinagoga, e si alzò per leggere. Cosa avveniva nella liturgia al tempo di Gesù, come oggi nella liturgia della sinagoga di Israele? Che in sinagoga qualsiasi figlio del comandamento, si chiama in Israele, qualsiasi uomo maschio che ha fatto il bar mitzvah, cioè quella liturgia in cui lui è stato nominato a pieno titolo membro del popolo di Israele, si fa ancora oggi, cioè una sorta di esame di catechismo fatto dai rabbini ai giovani, ai ragazzi di 12-13 anni, un po' parallelo alla nostra cresima, più o meno l'età è quella. E ogni laico, attenzione, questo è importante, questo era così al tempo di Gesù, poi è cambiato anche in Israele, ogni laico poteva andare al lambone, leggere la scrittura e fare l'omelia. Sembra paradossale, ma oggi se Gesù entrasse in una nostra chiesa non potrebbe fare l'omelia, secondo i dettami della chiesa. Essendo un laico, Gesù non era ordinato, lo sappiamo bene. Addirittura la lettera agli ebrei, che fa tutto quel discorso molto complicato, per dire che Gesù, se fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdote. Dice che il suo sacerdozio è quello, non secondo Aronne, cioè il sacerdozio ordinato di generazione in generazione, ma secondo l'ordine di Melchisedec, quindi tutto un altro sacerdozio. Gesù ha questa possibilità di andare nella sinagoga e alzarsi per leggere la scrittura. Come si svolgeva al tempo di Gesù, e in questo ancora oggi, la liturgia sinagogale? La prima parte era composta dalla recita dello Shema Israel. Avete presente? Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno. E accanto a questo testo si ascoltavano le cosiddette 18 benedizioni. Sono le benedizioni che costituiscono il cuore della liturgia ebraica. Poi, dopo questa parte iniziale, ecco la liturgia della parola. Si leggeva un brano della Torah, Pentateuco, poi, questo più tardi, si cantava un salmo responsoriale in mezzo e, secondo momento, si leggeva un brano dei profeti, la seconda lettura, che era scelto in parallelo alla Torah. Si faceva in modo che Torah e profeti andassero insieme. Poi la liturgia proseguiva. In quel sabato in cui Gesù si trova in sinagoga, ecco che si legge un testo, il testo che presenta la vocazione, la terza vocazione di Isaia, poi ci torneremo. Gli fu dato il libro del profeta Isaia e avendo svolto il libro, trovò il passo dove era scritto:
lo Spirito del Signore è su di me, perciò mi ha unto per annunciare la buona notizia ai poveri, mi ha mandato a proclamare la liberazione ai prigionieri, il riacquisto della vista ai ciechi, a mandare in libertà gli oppressi, a proclamare un anno di grazia del Signore. Gesù è invitato al lambone e legge un passo del profeta Isaia, quel passo in cui vi è la vocazione, la terza vocazione di Isaia. Voi sapete che il libro di Isaia è composto di tre grosse parti, i primi 40 capitoli, e l'Isaia storico, e la vocazione qui è narrata al capitolo 6, quel testo famoso in cui c'è il santo, 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 la visione dei serafini nel Tempio e ciò che segue. Poi abbiamo la seconda parte di Isaia, più tarda, al ritorno dall'esilio di Babilonia, i capitoli dal 40 al 55, e quello anche molto famoso, la vocazione, consolate, consolate il mio popolo, una voce dice, grida, io rispondo, cosa devo annunciare? È una nuova vocazione di un discepolo di Isaia, che scrive due secoli dopo il ritorno dall'esilio. Poi, verso la fine del VI secolo, in una nuova situazione, vi è un terzo blocco inserito, i capitoli dal 56 al 66. In questo terzo blocco abbiamo il capitolo 61, che è la vocazione del terzo Isaia, che comincia appunto così. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Sentite ancora lo Spirito. È interessante come ritorni con frequenza. Perché il Signore mi ha unto. Purtroppo la traduzione italiana, non che me la prenda sempre, ma voglio farvi notare solo qualche stortura. Il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Quando c'è il linguaggio del consacrare, capite che sembra qualcosa già di sacrale, ma in realtà il Signore mi ha unto. Cosa vuol dire? Vuol dire che al tempo in cui il profeta scriveva c'era questo uso, l'uso dell'unzione, era un uso che era nato in Israele per il re. Quando si eleggeva uno re, da David, da Saul e da Davide in poi, il profeta gli ungeva l'olio col capo, gli ungeva il capo con l'olio, a dire, qui c'è questo olio che indica la potenza del Signore, che si imprime, che è indelebile, lo verso sul suo capo per dire che questo re appartiene al Signore. A posteriore, andando avanti, si è fatto la stessa liturgia per i sacerdoti, l'unzione dei sacerdoti nel Tempio, e infine, qui c'è più discussione tra i commentatori, forse, forse, anche per i profeti. Più probabilmente, per i profeti si trattava di una unzione metaforica, non con l'olio, ma per dire, ecco che quest'uomo entra nella sfera del Signore, anche perché sapete che il carisma profetico è più sfuggente, non era come quello del re che veniva eletto e nominato, come del sacerdote che veniva consacrato tale, ma è qualcosa di più sfuggente, qualcosa di più carismatico. Quest'uomo dice, il Signore mi ha unto, mi ha inviato a portare ai poveri la buona notizia. In greco, Isaia, il testo è scritto in ebraico, in greco, quando la 70 traduce in greco il testo ebraico, traduce mi ha portato a evangelizzare, usa il verbo evangelizein, che è quello da cui viene evangelion, Vangelo. Il termine Vangelo, che noi usiamo, buona notizia, è una ripresa dei cristiani di un termine che si trovava in vari passi dell'Antico Testamento, ma soprattutto in Isaia, in più punti. E qual è questa buona notizia? La buona notizia, vi dicevo stamattina, aprendo la nostra tre giorni, è la persona di Gesù, come leggevamo nel testo di Moen. E Gesù trova nel libro del profeta Isaia già questa vocazione e la applica a sé. Voi non dobbiamo immaginare che Gesù sia sorto come una meteora all'improvviso, sia saltato fuori al di là di ogni possibile contatto con la sua cultura di appartenenza. No, Gesù quando doveva pensare alla propria vocazione andava certamente a leggerla nelle scritture e trova qui
la sua vocazione, che è quella di portare ai poveri la buona notizia. Tenete lì questa parola, poveri, ptokoi, perché tornerà poi con grande frequenza in Luca. E poi si specifica che cos'è questa buona notizia che Gesù porta ai poveri. Proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, rimandare in libertà gli oppressi, annunciare l'anno di grazia, il giubileo, l'anno di grazia del Signore. Una missione di liberazione, di vita. Notate, questo è molto interessante, se voi continuate Isaia 61, cosa leggete? A promulgare l'anno di grazia del Signore, esattamente quello che abbiamo appena letto, e subito dopo il giorno di vendetta del nostro Dio. Il giorno di vendetta del nostro Dio. Ora è interessante che nel testo di Luca la vendetta sia scomparsa. Quando Gesù prende il rotolo e legge questo testo, ha l'intelligenza, noi non sappiamo, anzi, secondo alcuni studi, è possibile che il testo che era previsto dal lezionario del tempo di Gesù fosse Isaia, eccolo qua, 61:1-9. Quindi andava avanti ancora un po', ma Gesù si ferma lì, come a dire, ripeto, poveri, buona notizia, prigionieri, liberazione, ciechi, la vista, libertà per gli oppressi, anno di grazia, stop. Vendetta, no, Gesù non vuol sentir parlare di vendetta. Vi ho già detto tutta questa l'importanza dello spirito che è presente anche qui, ma vorrei farvi notare un ultimo dato legato a questo brano di Isaia. Questo brano di Isaia ci dice già, come un frammento che serve per il tutto del Vangelo secondo Luca, che la missione di Gesù è all'insegna della misericordia. La parola chiave per capire Gesù, non solo in Luca, ma in tutti i Vangeli, è la misericordia. E questo è ciò che più scandalizza. Per Luca in particolare, quando Gesù annuncia, lo vedremo, le tre grandi parabole della misericordia, in Luca 15, è un annuncio che fa imbestialire i suoi avversari, i farisei e gli scribi. Io credo che davvero bisogna essere molto onesti, questo annuncio non dobbiamo sempre rimproverare agli uomini religiosi di Israele di essere ipocriti, di non capire Gesù, di essere duri di cuore per lavarci la coscienza a noi. Io credo che questo annuncio della misericordia è ancora scandaloso. Pensate solo a Papa Francesco, quanta fatica fa per essere accolto soprattutto nella Chiesa. La cosa che stupisce è questa: quando Francesco parla, e notate, ha indetto l'anno della misericordia che si aprirà quest'anno con l'inizio dell'Avvento, ma nel momento in cui fa questo annuncio è accolto all'esterno e all'interno della Chiesa. E potrei citarvi per riferito da parte di chi ha avuto testimonianze precise in merito, è veramente osteggiato, dà fastidio. Non lo si può sopportare. Ci sono anche alcuni vescovi della nostra Chiesa italiana che dicono ma parla troppo, se le cerca, ma sta diventando una macchietta con il suo parlare sempre di misericordia e fare gesti sempre che aprono alla misericordia. Ecco, io credo che quando sentiamo Francesco fare questi discorsi e comportarsi in questo modo, non dobbiamo dimenticare che agisce così in quanto uomo evangelico, certamente. In quanto vescovo di Roma, in quanto Papa, ma in quanto vescovo di Roma e Papa che esercita il suo ministero con una profonda capacità di evangelicità. E l'evangelicità la si misura sulla misericordia, che è sempre, sempre scandalosa. Vedremo come in un attimo ciò avviene anche per Gesù. Ed ecco allora come continua il nostro testo. Arrotolato il libro, avendolo reso all'inserviente, si sedette e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Vedete come Luca è abile nel costruire il racconto, voi dovete immaginare
come una telecamera che si stringe su Gesù. Improvvisamente tutti gli occhi convergono a lui, aspettano la sua parola. Qual è la sua parola autorevole? Qual è la sua interpretazione di questo brano di Isaia? Ora cominciò a dire loro: oggi si è adempiuta questa scrittura nei vostri orecchi. Oggi si è adempiuta questa scrittura nei vostri orecchi. È l'omelia più corta di tutta la storia del cristianesimo ed è l'omelia più efficace, perché in greco sono, vi dico esattamente per essere precisi, 9 parole, compresi gli articoli, 9 parole, ha detto tutto. E cosa ha detto? Innanzitutto, oggi, quando noi spieghiamo la parola di Dio, quando noi cerchiamo di spezzarla, cioè di scioglierla, di farla, di spezzarla nel senso di aprire i tesori della parola, questo deve sempre avvenire nell'oggi, non ieri o domani. Ciascuno di noi parla oggi, si riferisce a chi ha di fronte oggi, nell'oggi di quella comunità precisa. Oggi è la prima volta che appare questo termine così carico di significato nel Vangelo secondo Luca. Oggi si è compiuta, c'è un compimento. Noi quando leggiamo il Vangelo e lo spieghiamo non dobbiamo fare una bella analisi universitaria o non dobbiamo dare tutte le cose, i particolari esegetici corretti. Tanto meglio se lo si fa, ma quello che conta è arrivare a far sì che questa parola si compia, cioè prenda carne in chi abbiamo di fronte, sia capace di mutare la vita di chi ascolta ciò che noi diciamo, dunque deve mutare la vita di noi che parliamo. Se la parola non muta chi parla, se chi parla non è evangelizzato, non potrà mai evangelizzare gli altri. Questo è poco, ma è sicuro. Compimento vuol dire esattamente questo. La parola si compie in me, cambia la mia vita. Dunque, potrà cambiare, compiersi anche nella vita di chi ho di fronte. Si è compiuta questa scrittura qui, questo brano della scrittura qui, questo testo qui. Quando si fa un'omelia, quando si fa una lezione divina, noi dobbiamo scomparire per mettere al centro la parola. Non siamo noi, non sono i predicatori che devono emergere con le loro trovate più o meno psicologiche, con le loro capacità retoriche più o meno affabulatorie. C'è qualcuno, un vescovo molto sapiente, che un giorno diceva di un famoso predicatore della Chiesa, non vi dico chi, costui è capace di sedurre tutti e incantare tutti senza convertire nessuno. Sedurre tutti e incantare tutti senza convertire nessuno. Avete presente quando ascoltate una bella omelia, dite però... questo la sa lunga, quante trovate psicologiche, quante belle citazioni magari di poeti, di psicanalisti, di scrittori, poi tornate a casa, fate le vostre cose, ci ripensate 3 ore dopo e dici: ma cosa mi è rimasto? È come quando c'è un'omelia, voi dovete sempre fare il filtro, dovete comportarvi davvero come uno scolapasta. Se vi resta qualcosa dentro, se è tutta acqua, può essere anche acqua colorata in tanti modi, ma se ne va giù. Si è compiuta questa scrittura nei vostri orecchi. Ecco l'ultimo elemento. Nei vostri orecchi. Cioè in chi ho di fronte. Non è possibile spiegare la parola di Dio nello stesso modo a un uditorio diverso da un altro. Solo chi è un intellettuale sciocco e tronfio del suo sapere pensa che una volta preparata la lezione ce l'ha lì e va bene per tutti da 12 a 100 anni. E in Italia, come a Cuba, come in Germania, come in Svezia, no? O in una parrocchia di montagna, oppure in una parrocchia di città, in una cattedrale, o in un contesto particolare. Bisogna essere sempre capaci di declinare la parola di Dio ascoltata. Ripeto, tenete sempre a mente questo versetto: oggi si è compiuta questa scrittura nei vostri orecchi. In base a questo fate sempre la tara a chiunque vi spiega il Vangelo o la scrittura. In tutto questo Gesù sta dicendo che
ciò riguarda se stesso. Questa scrittura che è appena stata pronunciata si è compiuta perché, ecco, il compimento, che quello sì, solo Gesù poteva dare, quel compimento riguarda la sua persona, si è compiuta in me, si è compiuta nella mia persona. Quindi questi presenti nella sinagoga di Nazareth hanno la possibilità di vedere il compimento dell'annuncio della buona notizia fatto ai poveri e della misericordia. E gli abitanti di Nazareth hanno ascoltato questa parola e come rispondono? Anche qui sto tagliando l'inverosimile, vediamo se riesco a non tagliare. Sì, vorrei farvi citare un bel testo, spero che non sia un testo da intellettuali, un testo di cui mi smentisco subito 30 secondi dopo, ma è un bel testo che credo ci aiuti a capire come la Chiesa antica intendeva questo compimento nella persona di Gesù. Voi sapete che ci sono dei Vangeli non canonici, tra cui il Vangelo degli Ebrei. Purtroppo, una delle colpe della Chiesa delle origini, nella polemica antigiudaica, è che ha distrutto alcuni testi che venivano dalla tradizione giudaica per polemica. C'era il cosiddetto Vangelo degli Ebrei, era un Vangelo rivolto a credenti di lingua ebraica ed era scritto in ebraico. I padri della Chiesa ci hanno conservato qua e là qualche frammento di questi testi. Per esempio, San Girolamo, in uno dei suoi scritti, cita un frammento e dice: «Avvenne che, quando il Signore, dopo il battesimo, uscì dall'acqua, tutta la fonte dello Spirito Santo discese, riposò su di lui e gli disse: Figlio mio, da tanto tempo, in tutti i profeti, aspettavo che tu venissi per riposarmi su di te. Tu sei il mio riposo». Sentite che bel testo. Gesù come il riposo dello Spirito. Per questo San Basilio dirà che lo Spirito è il compagno inseparabile di Gesù. Va sempre con lui, stanno sempre insieme. Ed è per questo che Gesù può annunciare questa misericordia e può vivere la missione che ha predicato, che ha annunciato. E di fronte a questa rivelazione, tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano per le parole piene di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Vedete, questo versetto è ambivalente. Da una parte si ricollega a quello che vi dicevo di Marco, tutti che lodano l'autorevolezza di Gesù, però, vi ho detto, si mette insieme ciò che Marco mette in due punti diversi. All'inizio tutti lodano Gesù, al capitolo 6 di Marco, quando va a Nazareth, si scandalizzano di lui. Perché? Perché dicono: «Ma costui che non ha fatto gli studi ufficiali, non era andato nelle sinagoghe, nelle scuole rabbiniche in cui otteneva il diploma di rabbi, era uno che veniva dall'umile villaggio di Nazareth, cosa mai può venire di buono da Nazareth?» si dice altrove nei Vangeli. Si meravigliano che lui dica queste cose e si comporti in questo modo. Ecco che abbiamo riassunto in un versetto tutto lo scandalo dell'incarnazione. Noi siamo sempre pronti ad essere religiosi, ad adorare Dio, ma siamo scarsamente pronti ad avere una vera fede in Dio, cioè ad accogliere il modo in cui Lui si manifesta. E Dio sceglie di manifestarsi attraverso quest'uomo, Gesù di Nazareth, che ci racconta Dio, come vedevamo stamattina, e ce lo racconta con la sua umanità concreta, reale, povera. È figlio di Giuseppe e di Maria, suo padre è falegname, viene da queste umili origini. Ed ecco che ciò scandalizza. E Gesù allora, che certamente aveva tra le massime doti quella della parresia, cioè della franchezza, che quello che doveva dire lo diceva senza peli sulla lingua, capisce questo rimprovero, capisce questo scandalo e dice: «Certamente mi citerete questo proverbio: medico cura te stesso. Quanto abbiamo udito che è avvenuto a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Ma egli disse: «In verità vi dico, nessun profeta è accetto nella sua patria». Cioè Gesù capisce che dà scandalo, capisce che in realtà non è accolto dai suoi,
E dunque, siccome non riceve fede da quelli che vivono a Nazareth, non può fare nulla, non può essere accettato, non può essere accolto. E allora continua: per davvero vi dico, c'erano molte vedove nei giorni di Elia in Israele, quando il cielo restò chiuso per 3 anni e 6 mesi, come avvenne una grande carestia su tutta la terra, e a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a Sarepta di Sidone, da una donna vedova. Cioè Gesù dice, guardate che io sono inviato a chi vuole credermi, anche al di là dei confini di Israele. Dice, è venuto già per Elia, non preoccupatevi, la storia si ripete. C'erano molte vedove in Israele, ma l'unica vedova da cui Elia è inviato è una vedova pagana, la Sarepta di Sidone. Idem vale, continua, per Eliseo. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo di Eliseo, il profeta, e a nessuno di loro fu mandato, se non a Naaman il Siro. Cioè, anche qui, a un Siro, a uno proveniente dal paganesimo. Come a dire, guardate che questo annuncio è rivolto a tutti ed è rivolto anche fuori dai confini religiosi. È rivolto anche al di là dei confini di Israele. Non a caso Luca scrive questo Vangelo per cristiani di origine pagana. E notate, nel giro di un versetto, ecco che abbiamo il successo che si tramuta in successo, in persecuzione. E tutti nella sinagoga furono pieni di furore, udendo ciò. E levatosi, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era edificata la loro città, per precipitarlo giù. Particolare simpatico, a Nazareth non c'è nessun monte, chi c'è stato lo sa. Questo è semplicemente una modalità, un versetto da cui capiamo primo che Luca aveva una conoscenza non perfetta della geografia della Palestina, e secondo che vuole aumentare questo gesto mettendolo in parallelo al gesto di Satana. Vi ricordate? Buttati giù dal tempio, verranno gli angeli. Abbiamo la stessa tentazione, questa volta da parte dei suoi concittadini. Ma notate la finale di Luca, questo versetto 30, che è veramente inverosimile. Egli, passando in mezzo a loro, camminava. Allora, se noi fossimo attenti al fatto in sé, capite che se ci fosse un monte, se tante persone vogliono spingere uno giù da un monte, chiaramente ce la fanno, non è che Gesù fosse un supereroe, non poteva passare in mezzo e scappare. Ma Luca, nel chiudere così questo racconto, vuole dirci che Gesù è libero anche di fronte a loro, e soprattutto che Gesù, come si conclude questo testo, con il verbo camminare, con il verbo che vi ho messo in rilievo. Gesù, passando in mezzo a loro, camminava. Gesù continua il suo cammino. Non è accettato a Nazareth? Bene, andrà altrove. Come avviene di nuovo nel modello di Luca, che è Marco, quando, vi ricordate, Gesù comincia a riscuotere successo in alcuni luoghi della Giudea, della Galilea, vanno i suoi discepoli al mattino presto, tutti ti cercano, venite, vieni, è ora di riscuotere il successo. E lui dice, andiamo altrove, perché sono venuto anche per loro. Gesù non si lascia mai incasellare, incamerare, rinchiudere da nessuno. In ogni caso, potremmo dire con la parola di Ezechiele, ascoltino o non ascoltino, un profeta è in mezzo a loro. Questo testo ci dice che ascoltino o non ascoltino, ormai il profeta Gesù, il profeta della misericordia che porta la buona notizia ai poveri, è in mezzo a loro. Abbiamo letto ampiamente questo testo, nell'ultimo quarto d'ora di questa prima ora vorrei invece farvi vedere più velocemente un altro testo. Saltiamo la parte successiva, scorriamo proprio i titoli per non perdere, andiamo avanti nel capitolo 4 di Luca, abbiamo Gesù che predica a Cafarnao, poi tutto in parallelo a Marco, comincia a manifestare la sua potenza guarendo un indemoniato, poi la suocera di Pietro, poi altri miracoli in serata,
e poi la sua predicazione nel Galilea. E vedete, qui abbiamo quel versetto che vi dicevo in parallelo a Marco, Luca 4, 43. I discepoli vorrebbero trattenerlo e egli disse loro: anche altre città hanno bisogno che io annunci la buona notizia del regno di Dio, poiché sono stato mandato per questo. E predicava nelle sinagoghe della Giudea. Al capitolo 5 di Luca abbiamo una rilettura completamente lucana della vocazione dei primi discepoli. E anche qui fa un po' sorridere, per dire come spesso quando si vuole fare di tutti i quattro i Vangeli un unico Vangelo, lo si fa anche inavvertitamente. Se voi prendete la Bibbia di Gerusalemme, la Bibbia c'è, avete al capitolo 5 di Luca il titolo messo chiamata dei primi quattro discepoli. Perché? Perché in Marco e Matteo sono chiamati le due coppie di fratelli, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, e sono quattro. Se voi andate qui, abbiamo Simone e poi Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, quindi sono in tre. Non c'è la chiamata dei primi quattro. Qui Luca ha un altro modo di raccontare la vocazione dei primi. E leggiamo come, qui lo leggiamo più velocemente, non serve fare un commento molto ampio, ma vorrei solo farvi notare un paio di elementi. Ora avvenne che mentre la folla... Vado troppo veloce? O riuscite a seguire? Avvenne che mentre la folla premeva su di lui e ascoltava la parola di Dio, sentite com'è Luca è abile nel costruire questi racconti, c'è tutta la folla che ascolta la parola di Dio. Egli stava presso il lago di Genesaret e vide due barche che stavano presso il lago. I pescatori che ne erano scesi lavavano le reti. Ora, salito in una delle barche che era di Simone, gli domandò di scostarsi un po' da terra. Sedutosi, insegnava alle folle dalla barca. Questa che doveva essere una consuetudine di Gesù. Gesù insegnava spesso scostandosi un po' da terra sul lago in modo da mettere un po' di distanza tra sé e la folla che altrimenti lo schiacciava. Come ebbe finito di parlare, disse a Simone: scostati verso il largo e calate le reti per la vostra e calate le vostre reti per la pesca. Ecco, qui c'è un testo intraducibile, vediamo come traduce la CEI, il versetto 4, prendi il largo. Questo è il famoso testo che in latino suona così, duc in altum. L'avete già sentito qualcuno di voi? Signora, sì. Duc in altum, cioè qui si traduce vai verso il largo o scostati verso il largo, ma in greco c'è proprio un vai in profondità. È un testo veramente intraducibile su cui i padri hanno ricamato, perché quando i padri trovano queste espressioni ambigue, ambivalenti, partono con dei commenti molto interessanti. È come se, non dimenticate il contesto, Gesù sta chiamando Pietro, Simone, Pietro, quello che sarà poi la roccia della sua comunità, la roccia a volte un po' vacillante. Ma gli dice, la prima cosa che gli dice è vai in profondità, vai a fondo, non avere paura di guardare, lo vedremo tra un attimo, di guardare i tuoi limiti, acconsenti ai tuoi limiti e guarda me. Duc in alto, scostati al largo, calate le vostre reti per la pesca. Pescare di mattina è qualcosa che è poco sensato. E Simone glielo dice: maestro, avendo faticato tutta la notte, quando si pesca, non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Sulla tua parola getterò le reti. E avendo fatto questo, catturarono una gran moltitudine di pesci, tanto che le loro reti si rompevano. E fecero cenno ai compagni nell'altra barca di venire ad aiutarli. E vennero e riempirono entrambe le barche, così che esse affondavano. Questo testo è tutto proprio di Luca. Ora Simon Pietro, notate la sfumatura
prima era solo Simone, poi di nuovo Simone, a questo punto Simon Pietro, vedendo ciò, cadde alle ginocchia di Gesù in atto di adorazione, dicendo: allontanati da me, poiché sono un uomo peccatore, Signore. Signore, allontanati da me, poiché sono un uomo peccatore. Questo è, da una parte, ci ricorda la vocazione di Isaia, stavolta Isaia 6, la prima vocazione. Vi ricordate? Leggiamo il testo. Quando Isaia si trova nel Tempio e vede i serafini in questa visione dall'alto, cosa dice? Isaia capitolo 6, versetto 5: «Oimè, io sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore dell'universo». Come a dire, chiede, Isaia chiede che il Signore si allontani da lui. Questa visione lo ha talmente colpito che non si ritiene degno, pensa di morire. Qui, allo stesso modo, Pietro dice: allontanati da me, poiché sono un peccatore. E notate, questo testo ci ricorda un altro testo che troveremo più avanti, la famosa preghiera del pubblicano al Tempio, Luca 18, 14, 13. O Dio, abbi pietà di me, che sono un peccatore. Quindi Pietro, di fronte a ciò che Gesù ha appena fatto, comprende il suo peccato. Questo è bellissimo anche in relazione a quello che dicevamo stamattina, a riconoscere i propri peccati. Non dobbiamo mai infognarci in autoanalisi psicologiche che sono sempre, alla fine, il conto è sempre in rosso. Se ci mettiamo a guardarci noi, io guardo a me e cerco di fare il bilancio del più e del meno, il bilancio sarà sempre in rosso. Non sarò mai in grado di stare in piedi da solo. Sarò sempre portato a deprimermi, a dire: ma cosa faccio? Ma dobbiamo fare questo guardando il Signore. Guardando il Signore che è venuto, abbiamo visto poco fa, per i poveri, per i prigionieri, per i peccatori. È per loro che è venuto. E Gesù lo dirà poco dopo. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Vi dico esattamente il versetto. Conosco il testo a memoria di Marco, che è in Marco 2, 17. Dunque, in Luca è subito dopo. Luca 5, 31. Poco più avanti, in una polemica riferita al fatto che Gesù sta con i peccatori. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, aggiunge Luca, alla conversione. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, alla conversione. Ecco un particolare di Luca, che non c'era in Marco. Ecco, guardando il Signore, sì, possiamo dire: allontanati da me che sono peccatore. Ma poi, riconosciuto il peccato, possiamo anche accogliere il modo in cui Lui ci rialza, in cui Lui si fa prossimo a noi, in cui Lui, se noi sappiamo guardare il nostro peccato di fronte a Lui, è lì per perdonarci, nient'altro che per quello. Non è lì per giudicarci, non è lì per darci un colpo in testa, ma è lì per dire, come dice a Girolamo in quel testo che vi citavo stamane: dammi i tuoi peccati. E poi il testo continua: infatti lo spavento aveva attanagliato lui e tutti quelli che erano con lui a causa della pesca dei pesci che avevano preso. Similmente anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi prenderai uomini. E qui, come sempre nella scrittura, la chiamata si accompagna alla missione. Chi è chiamato non è mai chiamato per sé, per stare nella sua bella pace, in quiete, con il suo Dio, il suo Gesù, il mio Gesù, che voglio tanto bene, stiamo sempre io e lui insieme. No, certamente il discepolo e la discepola sono chiamati per stare con il Signore, ma questo stare con il Signore si traduce poi nel vivere in mezzo agli altri, portando ciò che il Signore ci ha dato. Da Abramo in poi,
quando Abramo, il primo chiamato, è chiamato, non è chiamato per sé, ma vi ricordate la promessa, in te saranno benedette tutte le genti della terra, è uno, è vecchio, la moglie è sterile, e in lui sono benedette tutte le genti della terra. E qui come si specifica la chiamata? Non temere, parola classica nella Bibbia, non avere paura, non avere paura. Questo, anche solo questo, potrebbe davvero darci grande consolazione. Non avere paura, quante paure abbiamo, quanti timori, quanti blocchi. Non temere, liberati. D'ora in poi prenderai uomini, non più pesci, ma uomini. Come al solito, Gesù è capace di trasformare ciò che noi siamo a partire da ciò che noi siamo. Non gli dice, d'ora in poi farei qualcosa che non c'entra nulla, ma gli dice proprio, sarai un pescatore di uomini. Come sei pescatore di pesci, cambierai la tua vocazione in pescatore di uomini. Perché poi bisogna anche essere molto onesti, sappiamo che per mantenersi Gesù e i suoi lavoravano, e il lavoro che facevano era il lavoro di pesca, quindi non è che Pietro da quel momento in poi ha smesso di pescare e ogni giorno Gesù gli dava una pesca abbondante e miracolosa, no? Però Pietro, continuando a lavorare, ha visto risignificata, riletta, rifatta la sua vita. E tirate le barche a terra, lasciando ogni cosa, lo seguirono. Ed ecco la conclusione, anche qui, come sempre, prevengo subito una possibile domanda, ma com'è possibile che costui, che Pietro e gli altri abbiano improvvisamente mollato tutto per seguire Gesù? Luca fa già un accomodamento, perché voi sapete che nel Vangelo secondo Marco la chiamata avviene all'inizio, subito, quando Gesù ha fatto ancora nulla, mentre qui nel Vangelo secondo Luca la chiamata avviene dopo un capitolo e mezzo in cui Gesù ha predicato a Cafarnao, ha guarito un indemoniato, ha guarito la suocera di Pietro, ha fatto altri segni, dunque si suppone che i discepoli abbiano già conosciuto un po' Gesù per accogliere questa sua chiamata. In ogni caso, ciò che i Vangeli con le diverse forme ci vogliono dire è che accolta questa chiamata si lascia e si segue. Perché? Perché si è trovato un tesoro, perché non serve altro, perché si va con Gesù e poi si vede mutata tutta la propria vita, non distrutta, non azzerata, ma mutata alla luce del Vangelo. Vorrei darvi qualche spiegazione molto breve sul discorso della pianura di Luca, che non è il discorso della montagna, perché in Luca si svolge in pianura, e poi su un incontro particolare di Gesù alla fine del capitolo 7. Se noi proseguiamo nella struttura che avete a pagina 1, vedete, secondo struttura geografica, quarto capitoletto, ministero di Gesù in Galilea, avete 4:31, 6:11, miracoli e controversie. In particolare siamo arrivati al capitolo 5, versetto 11. Se vuole sedere c'è posto qua. Perfetto. Dal capitolo 5, 12 al capitolo 6, 11. Dal capitolo 5, 12, 6, 11 abbiamo le 5 controversie di Gesù, 5 polemiche di Gesù con gli uomini religiosi del suo tempo che si trovano pari pari in Marco. Al capitolo 6, versetto 12, ed ecco, vedete qui, 6, 12, 49, scelta dei 12 e discorso della pianura. Abbiamo la scelta dei 12, brano che conoscete bene, e poi il discorso della pianura. Come è organizzato il discorso della pianura secondo Luca? È un discorso molto breve, da 6:12 a 6:49, sono 37 versetti. Vi leggo proprio, basta che seguiamo insieme i titoli della Bibbia CEI, le beatitudini, poi abbiamo l'amore dei nemici, poi abbiamo misericordia e gratuità, togliete questo titolo, misericordia e beneficenza, veramente qualcosa di indegno, beneficenza è un'altra cosa, la carità cristiana è gratuità, non è beneficenza. Poi abbiamo le condizioni per vivere il discepolato, le condizioni dello zelo, e infine necessità,
della pratica. È un discorso che non possiamo ovviamente commentare per intero, vorrei solo darvi qualche flash. Innanzitutto, quando si parla di beatitudini e guai, prima cosa da sapere è che i guai non sono maledizioni. Guai a noi se pensiamo che i guai siano maledizioni. I guai sono invece un modo tipico di esprimersi dei profeti, con una sorta di grido di ultima possibilità, un'ultima chiamata. Avete presente quando siete all'aeroporto che sentite last call, l'ultima chiamata per il volo tal dei tal? Ecco, i guai sono la stessa cosa, cioè con una modalità, con un grido un po' arrabbiato, con un grido un po' carico di pathos, si vuole richiamare chi ascolta dicendo guardate che se percorrete questa strada andate verso la rovina. Voi tenete sempre in parallelo le beatitudini. Le beatitudini vuol dire felici voi se, d'altra parte, infelici voi, tristi voi, se continuando andate verso questa strada. E allora, ecco, le beatitudini, beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio, beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati, beati voi che ora piangete, perché riderete, beati voi quando vi insulteranno e tutto ciò che segue, rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo i loro padri, allo stesso modo agivano i loro padri con i profeti. In parallelo, guai, infelici voi, ricchi, sazi, voi che ridete e voi di cui tutti dicono bene. Mi interessa solo di questo testo così famoso farvi notare che il vero povero che può pronunciare la beatitudine sulla povertà è Gesù. Ma qui c'è da capirsi bene, e anche su questo Papa Francesco ci dà un magistero che è veramente ampio. Io vi consiglio, se non l'avete già fatto, di leggervi, andare a leggervi ogni giorno le omelie che fa a Santa Marta, perché riporta, sono proprio omelie molto semplici ma molto pungenti, molto toccanti. Tante volte il Papa ritorna sul tema della povertà e ritorna per farci capire che il vero povero è Gesù. Il vero povero è Gesù nel senso, non nel senso che Gesù fosse uno che mancava di tutto. Ecco, attenzione solo almeno a questo. Attenzione a non intendere la beatitudine della povertà con una certa retorica, soprattutto di tipo falsamente francescano, per cui sarebbe il povero, sarebbe colui che è straccione, colui che è pitocco, colui che manca di tutto. Ci sono anche quelli spesso non per scelta, ma il vero povero, il povero secondo il Vangelo, è colui che è capace di condividere tutto ciò che ha. Mettetela così, il vero nome della povertà per la scrittura e per Luca in particolare, sia nel Vangelo che negli Atti, è la condivisione. I poveri sono coloro che condividono ciò che hanno, sono coloro che condividono anche il poco che hanno. Vi ricordate l'esempio della povera vedova che vedremo prima dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme? Ha solo uno spicciolo da quello e Gesù, che sa leggere nei cuori, dice: io vi dico in verità, ha dato più di tutti gli altri, perché ha dato tutto ciò che aveva per vivere. Quindi la povertà è la capacità di condividere, è la capacità di essere, come dice Gesù altrove, miti e umili di cuore, cioè di essere uomini e donne di condivisione e di comunione, capaci di sottomettersi agli altri volontariamente. Pensateci anche qui all'esempio che Gesù ci ha dato. Di fronte alla violenza ingiusta che gli veniva fatta, Gesù non ha reagito con la violenza, non ha reagito mettendosi con una rivalsa che è sempre possibile, ma si è sottomesso anche a chi gli faceva il male ingiusto. Questa è la povertà, questa è la povertà di chi sa condividere tutto ciò che ha e tutto ciò che è. E poi, su questo tema, lo vedremo, Gesù non solo ha vissuto, ma ha vissuto dunque
a partire dal suo vissuto, è stato capace di dare degli insegnamenti. È chiaro che gli insegnamenti poi, sì, sulla povertà, riguardano essenzialmente l'uso dei beni. È lì che si mostra la capacità di condividere e di vivere la povertà cristiana. Leggo solo qualche versetto che poi rianalizzeremo. 12:33, vendete i vostri beni e dateli in elemosina. 14:33, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. 18:22, il giovane ricco, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli e vieni, seguimi. E la povertà è poi, è povertà anche della Chiesa, povertà della comunità cristiana. E ricordate che tre giorni dopo essere stato eletto, nominato Papa, Francesco, di fronte ai giornalisti, in quella prima intervista pubblica, disse, fuori da ogni protocollo, ah, come vorrei una Chiesa povera e di poveri, notate. Una Chiesa povera e di poveri, così ha riportato in auge il Concilio. Il Concilio ha detto una Chiesa povera e di poveri, non solo una Chiesa povera e per i poveri, ma una Chiesa povera e fatta di poveri, dunque anche per i poveri. Quindi povertà di Gesù, insegnamento sulla povertà, povertà della comunità cristiana. Ma poi su questo vedremo in particolare domani alcuni testi più precisi. Il secondo elemento del discorso della pianura in Luca che vorrei mettervi in luce, basta leggerlo e c'è poco da commentare. Luca 6:27-36. A voi che ascoltate dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi calunniano. A chi ti percuote sulla guancia, presenta anche l'altra. A chi ti toglie il mantello, non rifiutare anche la tunica. A chiunque ti chiede, dà, e a chi toglie il tuo, non richiederlo. E come volete che gli uomini facciano a voi, similmente fate a loro. Mi permetto solo di ricordare che ogni tanto quando si chiede a un cristiano qual è la regola d'oro, non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Eh no. Questo è il libro di Tobia. Quando Gesù riprende, non dice non fare ciò che non vuoi, ma fa ciò che vuoi. La mette in positivo, che è molto di più, capite? Un passo parallelo di Matteo 6:5-7:12, tutto ciò che vorreste che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è tutta la legge e i profeti. E in Luca, come volete che gli uomini facciano a voi, fate similmente a loro. E se amate quelli che vi amano, quale grazia ne avete, quale gratitudine vi è dovuta? Perché anche i peccatori amano quelli che li amano. Se fate del bene a quelli che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. Se date in prestito a quelli dai quali sperate di ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori danno in prestito ai peccatori per ricevere l'equivalente. Piuttosto, amate i vostri nemici, fate del bene e date in prestito, non sperando nulla di ritorno, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è benigno e buono verso gli ingrati e verso i malvagi. Siate misericordiosi, eccolo qua, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Qui, citando quello che diceva stamattina Vincenzo, potremmo dire, ma è un superuomo? È possibile a noi fare questo? È possibile a noi fare questo? Innanzitutto possiamo dire che è possibile questo abituandoci a partire dalla regola d'oro, fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi. Noi vorremmo che i nostri nemici ci odiassero? No, dunque anche noi. Si può poi aggiungere che il nemico è pur sempre un fratello, un uomo, una donna, creato in immagine di Dio. Si può aggiungere, ne parlavamo prima a tavola con Piero, che per tutta la tradizione cristiana e non solo, il nemico è il vero grande maestro. Vi leggo un bel testo del Dalai Lama. Quando partiamo da prima, dobbiamo amare anche i nostri nemici.
Se ho aiutato qualcuno come meglio non potevo e costui mi oltraggia, io posso considerare costui il mio più grande maestro. Perché? Perché quando i nostri amici sono in buoni rapporti con noi e ci sono vicini, niente ci può rendere consapevoli dei pensieri negativi che sono in noi. Solo quando qualcuno ci osteggia e ci critica possiamo accedere alla conoscenza di noi stessi e possiamo giudicare la qualità del nostro amore. Perciò i nostri nemici sono i nostri più grandi maestri. Ci permettono di verificare la nostra forza, la nostra tolleranza, il nostro rispetto per gli altri. Alcuni altri nella tradizione cristiana dicono che il nemico è il nostro medico, perché cura le nostre ferite, facendole emergere. Ma, detto tutto questo, la domanda resta: è possibile realmente, qui e ora, vivere l'amore per i nemici? Gli ebrei, i commentatori ebrei, sono molto onesti. Ci sono diversi commentatori ebrei del XX secolo che si sono interessati al Vangelo a partire dal loro essere ebrei e dicono: no, qui c'è la frattura insanabile, qui non possiamo seguire Gesù, è un profeta, un maestro affascinante, ma su questo la sparata è troppo grossa, non ci è possibile seguire. Potremmo dire che l'amore simultaneo all'odio del nemico è impossibile alle nostre forze umane, basta pensare quando qualcuno ci fa del male, altro che porgere l'altra guancia, il primo istinto è renderglielo con gli interessi. Gesù, potremmo dire, che ci insegna questo innanzitutto aggiungendo a tutto quello che si è detto la preghiera, pregare per i nemici. Questa è una cosa che dovrebbe essere più presente nelle nostre assemblee. Quando facciamo le intercessioni dovremmo dire: e preghiamo per tutti quelli che ci odiano e ci calunniano. Essere capaci di pregare per i nostri nemici, perché dovremmo credere che la preghiera è capace di agire, di fare qualcosa anche dove noi non possiamo. Ecco, torniamo a quello che dicevamo stamattina, stessa cosa, tentazioni, cadiamo. Ma se mettiamo il nostro peccato in Gesù e mettiamo la nostra fede in Lui, Lui porta a compimento ciò che noi possiamo soltanto, semmai, iniziare. Idem avviene per i nemici. Pregando per il nemico, pian piano, io riesco a mutare innanzitutto in me l'immagine che ho di Lui. E pian piano potrò anche agire su di Lui. E potremmo anche arrivare a dire che l'amore per il nemico, è l'ultimo tassello di questo breve percorso, è grazia. Se amate quelli che vi fanno del bene, quale grazia ne avete? Quale gratitudine vi è dovuta? L'amore per il nemico è qualche cosa che ci può essere dato da Dio. E notate qui la differenza cristiana. La vera differenza cristiana sta proprio nel amare senza attendere il contraccambio. Quello del contraccambio è un virus che talvolta si insinua, quando sentite anche dire: ma noi gli lasciamo fare le sinagoghe, le moschee, loro non ci fanno fare le chiese. Ma cosa importa? Essere capaci di amare gratuitamente, di dare, non si misura. Attenzione, so bene, sto dicendo cose grosse, dette così in 3 minuti, ma questo è il Vangelo. Io non posso esimermi dal dirvi il Vangelo. Vi ho appena detto che ciò che occorrerebbe fare, umilmente, con tutti i nostri limiti, è far risplendere il Vangelo. E il Vangelo è questo. E il Vangelo è questo. Essere capaci di fare questo per arrivare ad essere, ed ecco la chiusura straordinaria che Luca dà, per arrivare ad essere figli di Dio, cioè se amate i nemici siete figli di Dio, poiché Egli è buono verso gli ingrati e verso i malvagi. Matteo dice: fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i cattivi. Il sole, la pioggia, scendono, non la pioggia su chi è cattivo, il sole su chi è buono, ma su tutti. E notate, Matteo, quando conclude questa parte del discorso, dice: siate perfetti, cioè compiuti, pieni, come è compiuto il Padre vostro che è nei cieli. Luca, parafrasa, siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre che è nei cieli. E torniamo alla misericordia, e non sto a ripetere quanto dicevamo prima. La misericordia è la nostra, è la misura del nostro essere discepoli. Ultimo elemento, ultimo dato di questo percorso, è che può essere possibile a noi perché Gesù ce l'ha fatta. È chiaro che qui potreste dirmi: ma Gesù era Gesù e io sono io. È vero, questo è sempre vero. Però,
se Gesù, che era uomo, è riuscito a dire sulla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, se Gesù è riuscito a rimproverare i discepoli che di fronte ai nemici che non volevano farli passare per la Samaria volevano che cadesse un fuoco dal cielo e li bruciasse tutti, e Gesù dice: non sapete quello che dite, andiamo avanti. Se Gesù è riuscito a fare questo, perché noi no? Proviamo semplicemente a farci questa domanda. Se Gesù era un essere umano come noi, che cosa mi impedisce di vivere il Vangelo? Che cosa mi impedisce di vivere l'amore fino alla fine, anche fino al nemico? Lasciamo stare l'ultima parte del discorso perché vorrei, in questa mezz'ora che ci resta, commentare un testo tipicamente lucano che davvero merita tutta la nostra attenzione. Luca 7, 36-50. Questo è un testo che non si può leggere e commentare pezzo a pezzo, bisogna prima leggerlo tutto insieme perché ha veramente una pregnanza straordinaria. Su questo testo io ho 25 pagine, mi sembra impossibile poter leggere in mezz'ora. Andiamo all'essenziale. Uno dei farisei gli domandava di mangiare con lui, ed essendo entrato nella casa del fariseo si adagiò a tavola. Ed ecco una donna, la quale era una peccatrice nella città, avendo saputo che era a tavola nella casa del fariseo, portando un vasetto di alabastro pieno di profumo, e stando dietro presso i suoi piedi, piangendo, cominciò a bagnare i suoi piedi con le lacrime, e li asciugava con i capelli del suo capo, e baciava i suoi piedi, e li ungeva di profumo. Ora, vedendo ciò, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse profeta, saprebbe chi e che genere di donna sia colei che lo tocca. È una peccatrice. E Gesù, prendendo la parola, gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Dichiarò: un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che rendere, condonò a tutti e due il debito. Chi dunque di loro lo amerà di più? Simone, rispondendo, disse: quello, penso, al quale ha condonato di più. Egli gli disse: hai giudicato rettamente. E voltandosi verso la donna, dichiarò a Simone: vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa, non mi hai dato l'acqua per i piedi. Costei invece ha bagnato con le lacrime i miei piedi e con i suoi capelli li ha asciugati. Non mi hai dato un bacio. Costei invece, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Non hai unto con olio il mio capo, ma costei ha unto di profumo i miei piedi. Grazie a ciò, ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. A chi ha perdonato poco, ama poco. Ora, disse a lei, ti sono perdonati i peccati. E i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. In questo momento no, perché bisogna spiegare questo testo bene. Alle 5 facciamo la pausa. Questo testo, che scelgo all'interno della sezione in cui vedete 7.1.8.56, miracoli e parabole, è un testo tipicamente lucano, presente solo in Luca. In parallelo voi avete presente che abbiamo nei Vangeli, negli altri Vangeli, la donna che
unge i piedi di Gesù prima della sua passione. Luca ha trasferito qui questo racconto. Abbiamo l'incontro audace, coraggioso, di Gesù con una donna peccatrice, cioè una prostituta di quella città. È un testo in cui emergono, cominciano a essere delineati in modo piuttosto evidente, due delle categorie che sono più presenti nel Vangelo secondo Luca. Le donne, vedremo domani, Gesù è il Vangelo delle donne, Luca è il Vangelo delle donne, e poi il rapporto di Gesù con i peccatori. E qui bisogna lasciar parlare questo testo. Potremmo dire è un testo che si può commentare in tanti modi, che ha tante possibili sfumature, ma io credo che tutte le sfumature che possiamo presentare nel commento a questo testo devono però lasciare intatto lo splendore, il profumo del Vangelo che emerge con tutta la sua forza. Gesù è invitato a tavola ed è invitato da uno dei farisei che lo invita a mangiare a casa sua. Nei banchetti che avvenivano in Palestina si era soliti lasciare aperta la porta, sia perché se qualcuno bisognoso potesse avere bisogno era lì, poteva entrare e anche lui partecipare, sia perché soprattutto gli uomini religiosi come i farisei desideravano dare il buon esempio. Quando invitavano un maestro, un profeta a casa loro, volevano che la gente passando per strada lo vedesse, non solo, attenzione, per farsi vedere, ma anche per dire: guardate che noi abbiamo accolto in casa un vero maestro, un vero profeta, se volete unitevi e ascoltate anche voi. Ed ecco che questo clima così solenne del banchetto è interrotto in maniera improvvisa da una presenza insolita, scandalosa, una prostituta che entra. E cosa fa? Entra e non dice nulla, fa solo una serie di gesti. Con un vasetto di alabastro pieno di profumo, si china dietro a Gesù, piange, bagna i piedi con le lacrime, li asciuga con i capelli e li unge di profumo. È un gesto di puro amore, un gesto totalmente gratuito, un gesto che non è neanche come quello di cui ci parlano gli altri Vangeli, fatto in vista della sepoltura di Gesù. È un gesto con cui questa donna vuole dire l'amore di Gesù, donare profumo a qualcuno, e fare i gesti che questa donna fa a Gesù è proprio la sua modalità, il più pudico possibile, per esprimere l'amore che lei ha per Gesù. Ed ecco che di fronte a questo abbiamo il Gesù che lascia fare, non dice nulla. Vedendo ciò, il fariseo disse tra sé, notate, parla tra sé, la mormorazione tipica degli uomini religiosi, e ha un linguaggio duro, violento, che esprime in poche parole tutto il suo giudizio sulla realtà. Se costui fosse un profeta, dunque io l'ho invitato in casa, ma non è un profeta, quindi Gesù squalificato, non è profeta. Se fosse, saprebbe che donna è, che razza di donna è una peccatrice. Secondo giudizio, questa donna è semplicemente tutta identificata nella sua professione. Ciò che Gesù fa nella sua vita è esattamente il contrario. Si avvicina alle persone in quanto esseri umani, uomini e donne, tutti degni di ascolto, di incontro, di dialogo. Poi, solo dopo aver ascoltato la loro storia, dopo aver condiviso con loro un frammento di dialogo, solo dopo Gesù riesce anche a mettersi in relazione con chi ha di fronte, vedendo qual è la sua sofferenza precisa. Ma Gesù, non dimenticate mai, sapeva vedere prima la sofferenza del peccato. Ripeto, Gesù guardava la sofferenza delle persone e poi capiva anche che da quella sofferenza poteva discendere quel tal peccato, prostituta, pubblicano, ladro, adultero, eccetera, eccetera. Noi uomini e donne, noi, soprattutto noi uomini religiosi, facciamo sempre il contrario. Siamo così attenti a spiare il peccato degli altri, come a essere dei guardiani inflessibili, e poi,
se va bene, 1 su 10, vediamo anche che quel peccato è legato a una sua sofferenza. Gesù invece si relazionava alle persone in quanto tali, vedeva la loro sofferenza e poi sapeva anche incontrarli nei loro particolari limiti. Ma Gesù non si avvicinava mai alla prostituta, al pubblicano, al fariseo. Si avvicinava a persone, uomini e donne, in carne ed ossa, degni di essere da lui incontrati. Quest'uomo invece giudica subito e chiude ogni possibile apertura. Gesù allora, prendendo la parola, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli, maestro, di' pure. Notate la sapienza dell'incontro umano di Gesù. Di fronte a questa donna, che attenzione, l'ho detto nel modo più pudico possibile, ma sta facendo i gesti tipici della prostituta. La prostituta, quando riceveva un cliente, faceva questi gesti prima di incontrare genitalmente il suo cliente. Gesù la lascia fare. Gesù la lascia esprimersi per quello che è. Gesù sa che il modo che questa donna ha di esprimere l'amore è questo. Non ha la capacità di fare conferenze, di dire tante cose o di fare dei gesti particolari. Gesù la lascia esprimersi così come lei è. La lascia dirsi. Notate, questa donna era sempre abituata ad essere giudicata dagli uomini, ad essere valutata, ad essere pagata. Gesù invece gratuitamente la lascia fare. Di fronte a Simone invece, la sua sapienza sta nel mettersi di fronte a lui col linguaggio che quest'uomo può accogliere. E il linguaggio che un maestro fariseo può accogliere è quello di una parabola, è quello di un discorso che rifletta su elementi religiosi. Ed ecco allora la piccola storiella, troppo facile per essere vera. Un creditore aveva 2 debitori, uno gli deve 500, l'altro 50, li condona, perdona a entrambi, chi dunque di loro l'amerà di più? E notate che Simone, rispondendo, fiuta il tranello, dice: quello penso, credo, fa come una specie di inciso per dire forse, quello ovviamente a cui ha perdonato di più. Chiaro che gli sarà più grato quello che aveva bisogno di vedersi condonati 500 denari. E Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E notate, qui per chi conosce il Vangelo viene subito in mente il testo del giovane ricco. Quando Gesù discutono sui comandamenti dice: hai detto bene, fa questo e vivrai. Oppure nell'incontro, tutta la parabola del buon samaritano è esattamente questa. Quando, subito dopo, quando il giovane dice: chi dei tre ti sembra si sia fatto prossimo a colui che era caduto nelle mani dei briganti, gli dice quello che lo ha amato, cioè il samaritano, dunque hai detto bene, fa questo e vivrai. Come a dire anche a Simone: hai giudicato bene, dunque cerca di mettere in pratica. Ma perché Simone possa capire, gli dà la spiegazione. Voltandosi verso la donna, notate che bello questo gesto, Gesù guarda la donna e parla a Simone. Guarda la donna, questa donna che era indegna agli occhi di tutti di uno sguardo, pensate anche solo a livello proprio di genere, questa parola che oggi va di moda, sono tutti uomini a un banchetto, entra una donna, una prostituta, pensate a che sguardi doveva ricevere questa povera donna. Lui guarda la donna come a dire: tu sei degna di essere amata, tu sei un essere umano come tutti quelli che sono qui. Guarda lei e parla a Simone e gli dice: vedi questa donna? E direi che questa è la domanda più importante. È la domanda più importante. Non so se vi ho già fatto questo indovinello 2 anni fa, sulle domande di Gesù. Ve l'ho già fatto? Quante domande fa Gesù nei Vangeli? Non riceve. Attenzione, vi do una mano. Pensate quando ci sono delle domande che si ripetono 3 volte uguali in Marco, Matteo e Luca, valgono 1. Per esempio, voi chi dite che io sia è uguale in Marco, in Matteo e Luca, quindi la contiamo per 1. Quante domande Gesù fa nei Vangeli? Vi do 3 possibilità. Scelta multipla.
No, no, dovete dire voi i numeri. Pochissimo. Non abbiate paura, dite, non temete. Dite. 12. 12. Un po' di più. 600. Com'è? 600. Chi ha detto 600? 600, un po' di meno. 14. Gesù nei Vangeli fa 206 domande. 206 domande. Un giorno mi piacerebbe, adesso non ditelo in giro, se no poi mi rubano l'idea, ma mi piacerebbe fare un libro, questo l'ho già detto. Allora, sulle domande di Gesù. Ecco, Gesù era capace di fare domande, a dire che gli interessava imparare anche dalle persone che aveva di fronte. E Gesù qui fa una domanda che non è retorica. Tutti siamo subito portati a leggere la spiegazione che segue, quella religiosa, ma il problema è, vedi questa donna sì o no? Il problema è che Simone non sa vedere questa donna, vede una prostituta, vede di lui un falso profeta, ma non sa guardare chi ha di fronte. Questo è il punto. Quanto spesso noi di fronte agli altri non sappiamo guardare chi abbiamo di fronte. Non ci ascoltiamo innanzitutto, perché quando l'altro parla abbiamo già subito pronta la risposta, quindi non ascoltiamo nulla. E questo quando ancora va bene. Quando va male, stronchiamo l'altro con un giudizio. Lo annulliamo dicendogli tu sei così. E chiudiamo lì. E non vediamo chi abbiamo di fronte. Un uomo o una donna che può anche avere fatto un errore, 200, ma quanti ne ho fatti io? Eppure non siamo capaci di guardarlo come un uomo o una donna. Per cui Gesù gli dice esattamente questo. Vedi questa donna? Gesù ha saputo vedere e glielo dice. Io sono entrato. Quando un ospite entrava nella casa di chi lo ospitava, il dovere dei servi dell'ospitante era quello di fargli almeno la lavanda dei piedi. Questa donna invece fa molto di più. Simone non ha fatto neanche il minimo necessario. Questa donna ha fatto molto di più e fa tutto l'elenco. Tu non mi hai dato acqua per i piedi, lei lo ha fatto, e li ha asciugati con i capelli, e addirittura, qui potremmo stare a lungo, li ha bagnati con le lacrime, il linguaggio delle lacrime, che linguaggio eloquente, senza parole, veramente un linguaggio ricco, ricchissimo. Non mi hai dato un bacio, costei, non ha smesso di baciarmi i piedi, non hai unto con olio il mio capo, e questo anche doveva farlo, questo il padrone di casa doveva farlo, ungere un pochettino il capo dell'ospite per dirgli voglio profumarti e voglio accoglierti con tutti gli onori. Costei ha unto di profumo i miei piedi. Grazie a ciò ti dico, e qui questa frase che ha dato da scrivere agli esegeti, sapete, i biblisti hanno bisogno di frasi strane per scrivere articoli e articoli per guadagnarsi il pane, e qui c'è una di queste frasi. Le sono stati perdonati i suoi molti peccati poiché ha molto amato. A chi è perdonato poco ama poco. Bella frase, poi ci ripensate un attimo e cosa dite? Le sono stati perdonati i suoi molti peccati poiché ha molto amato. Dunque, molto amore segue molto perdono. Seconda frase, a chi è perdonato poco ama poco. Poco amore segue poco perdono. Scusate, poco perdono segue poco amore. Allora, la domanda è, viene prima l'amore o viene prima il perdono? Si ama perché si è perdonati o si è perdonati per amore? È evidente che le cose vanno insieme. E Gesù e Luca, nel metterci questa frase un po' intricata, vuole sconvolgere i nostri schemi mentali. Ciò che conta è la capacità di cogliere che il perdono e l'amore vanno insieme. In ogni caso, qui la frase che i padri hanno valorizzato è la prima. Le sono stati perdonati i suoi molti peccati, oti egapissim polu, poiché ha molto amato. Poiché ha molto amato. L'amore copre una moltitudine di peccati, si dirà altrove nel Nuovo Testamento. Questa capacità di amare che attira su di sé il perdono. Questa capacità di amare anche in modo forse scomposto, in modo fuori dagli schemi, assolutamente non usuale di questa donna, ma questo attira il perdono. E poi, notate, finalmente Gesù si rivolge direttamente alla donna. Ora disse a lei,
ti sono stati perdonati i peccati. Dove notate, abbiamo di nuovo il solito passivo divino. Ti sono stati perdonati i peccati da chi? Evidentemente da Dio. Gesù si fa ministro di questo perdono. E i commensali cominciarono a dire tra sé: ecco lo scandalo degli uomini religiosi che non sanno accogliere una novità, che sono rinchiusi nei loro schemi e non sanno aprirsi. Attenzione, me la prendo sempre con gli uomini religiosi, ma siamo tutti così. Ciascuno di noi ha dentro di sé questa parte di uomo religioso. Chi è costui che perdona anche i peccati? Salutiamo il Vescovo che ci saluta, che se ne va. Ci rivediamo domattina. Grazie. Chi è costui che perdona anche i peccati? Com'è possibile che costui rimetta i peccati? Ma notate, Gesù non ha detto io ti rimetto i peccati. Ha detto ti sono stati perdonati i peccati. Gesù si fa ministro del perdono di Dio. E poi conclude dicendo alla donna quella frase che è con cui chiudiamo anche noi, quella frase che è veramente il fulcro di questo incontro, ed è quella che Gesù ripete più volte in diversi contesti: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Aspettiamo che finisca il telefono. C'è un telefono che non ci salva. Ci sono troppe tasche. La tua fede ti ha salvata. Notate che Gesù non dice io ti salvo, o non dice neanche se hai fede, condizione, allora io ti salvo, ma dice la tua fede ti ha salvato. Gesù ha collaborato, nient'altro, ma ciò che veramente ha dato la salvezza a questa donna è la capacità di avere fede e fiducia. Abbiamo già detto l'anno scorso, ma ci torno ancora, quando leggete questa frase che Gesù ripete una decina di volte nei Vangeli, non pensate subito in prima battuta alla fede come virtù teologale, alla fede in Dio e tutto ciò che ne consegue, ma è la fiducia umana. Questa donna cosa ha fatto? Ha avuto una fiducia talmente forte in questo profeta, Gesù di Nazareth, da osare fare quei gesti, da osare esporsi. Notate, questa donna si è esposta in modo grave. Se non avesse trovato Gesù, poteva trovare qualcuno che la scalciava di fronte a questo suo gesto, e dunque poteva essere coperta di improperi da parte di tutti i presenti. Questa donna ha osato grandemente, e 100 volte di più rispetto a Simone, che ha fatto nient'altro che preparare una cena e poi invitare il maestro, che per lui poi non è né maestro né profeta. Questa donna si espone a una così grande fiducia che è questo che le dà la salvezza, non è altro. E poi, la conclusione, va in pace. Mi piace davvero concludere anche questo nostro incontro di oggi, questa nostra prima giornata, con queste parole, perché c'è la pace, che è uno dei doni per eccellenza del risorto, e soprattutto, ancora una volta, ormai l'avete capito, il verbo camminare, andare. Quando Gesù incontra le persone e riesce a potenziare la fede che c'è in loro, poi non le rende soggette a sé. Dice a alcuni: se vuoi venire, seguimi, se vuoi, ma la maggior parte dice: vai in pace, vai, cammina, sii libero, vai nella vita. E conclude dicendo questo: che se io credo e spero, mi piacerebbe che si potesse dire di ciascuno di noi almeno un po' quello che si poteva dire del grande Antonio, il padre dei monaci. Si diceva che quando qualcuno andava a trovarlo, qualsiasi peso nel cuore, qualsiasi problema, qualsiasi angoscia, qualsiasi sofferenza portasse in sé, veniva alleviata. E il racconto della vita di Antonio dice: non se ne andava da lui senza essere stato rincuorato e rimesso in fiducia. Ecco, io credo che se noi, quando incontriamo le persone, potessimo suscitare questo, credo che avremmo capito non solo il Vangelo di Luca, ma tutto il Vangelo. Non ci è chiesto nient'altro, se non quando incontriamo gli altri, e a nostra volta quando noi andiamo dagli altri,
essere capaci di uscire da questi incontri con più fiducia. Vai in pace. Ci fermiamo qui. Domattina vi chiedo di leggervi i capitoli 9 e 10, da cui sceglieremo qualche testo.